lascia tutto all'arcidiocesi. Il cardinale Cassata che fa? Decide di costituire un trust formato da tre professionisti, gli avvocati Andrea Moschetti, Bruno Gattai e Giuseppe Berti, il manager di Luxottica. Sono loro che dovranno gestire l'azienda e girare una parte degli utili alla pubblica. In mezzo ci sono 2 anni di scontri con i parenti che non ne vogliono sapere, ma Caffara non vuole, alla fine Libia, sia il socio di minoranza che i parenti. E nel 2014 l'azienda ha 1.000 dipendenti e 248 milioni di fatturato. Nel 2015 cambia cardinale, arriva Matteo Zuppi che conferma gli amministratori e dà le linee di gestione per l'azienda. Intanto a tutti i dipendenti una polizza assicurativa, per quelli in Italia anche 3 settimane di campo estivo gratuito per i loro figli. Gli utili devono restare in azienda per fare sviluppo e ricerca. Oggi controlla 42 società in giro per il mondo, tutte contigue al corpo dell'azienda. Negli ultimi 3 anni ha registrato 43 brevetti innovativi, i dipendenti sono saliti a 2.500, nel 2017 ha chiuso l'anno con 408 milioni di euro di fatturato, 0 debiti e un utile netto di 43 milioni. Dal 2014 circa 5 milioni l'anno vengono girati a Puglia. Che ci fa il cardinale Zuppi? 1,5 milioni lo dà alla Caritas per destinarlo a famiglie disagiate, quindi aiutare a pagare affitti, bollette e sanità a quasi 16.000 persone in 2 anni. 1 milione l'anno va nei progetti definiti con il comune, borse lavoro, tirocini, finanziamento di start-up. 1 milione è ripartito fra sostegno a famiglie con figli disabili dai 6 ai 19 anni, alla scuola nei paesi di montagna e progetti contro la dispersione scolastica, all'aiuto allo studio per i ragazzi con famiglie dal reddito molto basso, dai libri per l'università al trasporto extraurbano. Ne hanno beneficiato 2.045 studenti. Il resto viene destinato a una commissione ad hoc